cortese, grazie. Alle 15.23 su Radio Roma, questa è Radio Roma Magazine. Saluto ancora i miei compagni di avventura, la regia Emanuele Dipa, grazie. E il mio collega Matteo Quaglini. Grazie, quindi grazie, lo dico a anch'io. Grazie. Grazie. E non solo, quindi grazie di Pier Cortese. Voglio salutare un amico personale, ma anche della trasmissione, che è Claudio Martone, il nostro fotografo e amico. Allora, adesso parliamo, e l'abbiamo già collegata, quindi la ringraziamo, un'artista versatile, una conduttrice, eccola, è già inquadrata, conduttrice, presentatrice, cantautrice, volto notissimo della TV, reduce da un grande successo, proprio del Grande Fratello 5, il più grande della versione della storia del Grande Fratello. La ringraziamo, Stefania Orlando, buon pomeriggio. Ciao a tutti, ciao ragazzi, ciao, ciao Alessandra, ciao. Grazie invitata. Grazie, grazie a te, è un grande piacere averti anche proprio nella tua bellezza e nella tua bravura, possiamo dirlo, è un grande piacere per noi. Stefania, parto proprio subito dalla prima domanda. Hai ottenuto un grandissimo successo anche personale al Grande Fratello, l'edizione più lunga della storia del GF, però oltre alla televisione, alla tua grande lunga carriera artistica, c'è anche la passione musicale. Hai fatto tanta gavetta e ci sono state tante progettualità proprio legate alla musica. Noi oggi parleremo e poi lo ascolteremo anche del tuo ultimo brano, che è Babilonia. Io parto proprio subito da questo, dal tuo singolo. Come nasce? Qual è lo spirito che anima questo singolo? Ma intanto nasce dalla voglia di tornare anche a divertirsi, no? Di stare insieme alle persone, di fare un po' di baldoria, no? Un po' di festa. Babilonia ci sembrava il titolo ideale. A me e Nartico, che è la persona con cui abbiamo scritto, è un giovane cantautore con cui abbiamo scritto questo brano, è prodotto da Morettini Angelo Santi, e ci è piaciuto insomma farlo uscire. Avrebbe dovuto uscire dopo la fine del Grande Fratello, no? Ma invece questo Grande Fratello è durato più del previsto, quindi in realtà è uscito durante la mia permanenza e poi è stato fatto successivamente il video. E comunque nasce proprio dalla voglia di tornare ad avere una vita normale, più spensierata. Quella sana leggerezza di cui abbiamo tanto bisogno, Stefania, che ci è mancata tanto per 15 mesi con l'emergenza sanitaria. Matteo. Sì, intanto io saluto Stefania e volevo rimanere proprio su Babilonia per continuare un po' questo suo percorso artistico, anche musicale. Come diceva Alessandra, tu Stefania hai una grande esperienza artistica, hai fatto tantissime cose, sei una grande artista versatile e quindi hai una grandissima esperienza. Nella musica hai fatto anche precedentemente alcuni singoli che sono stati anche di denuncia, un po' di critica del sistema in generale, no? Anche del sistema che ci circonda, inteso come società, come comunità. Ti volevo chiedere, anche se già in parte hai diciamo spiegato un po' l'anima di Babilonia, se Babilonia ha un laccio, questo tuo singolo, con i singoli del passato, oppure se è una nuova produzione che apre a una nuova fase artistica della tua carriera musicale. No, è interessantissima questa domanda, ma in realtà io ho una doppia personalità in campo musicale, quindi c'è una parte più leggera, come può essere Babilonia, come sarà Bandolero, che sarà il mio prossimo pezzo, come è stato Sotto la Luna, Marimba Ba, Su e Giù, tante cose che ho scritto insieme a Luca Angelo Santi e Francesco Morettini, e adesso scrivo insieme a Nartico. Invece c'è la parte che scrivo personalmente, poi viene arrangiata da Simone Gianlorenzi, che è mio marito, che è l'altra parte di me, un pochino più intima, a volte di denuncia, ma non soltanto magari per un sistema che talvolta può essere distante da quello che noi vorremmo, ma ho scritto Vita Bastarda, che tratta di donne vessate, maltrattate, della violenza sulle donne, che purtroppo è un tema sempre molto attuale, Omologazione, che parla del fatto che molti di noi insomma tendono ad omologarsi anche per avere una vita più tranquilla, no? Per non pensare poi vero. Più di tanto. La zona di comfort, uscire, vero. Non uscire dalla zona di comfort. Per non porsi domande più di tanto. Quindi c'è questa bipolarità, possiamo chiamarla così, in campo musicale. Da una parte c'è la parte leggera e dall'altra c'è la parte un pochino più profonda.
Allora adesso ascoltiamo Stefania insieme a tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici Babilonia, proprio così entriamo nel dettaglio anche del videoclip. Ci fermiamo quindi pochi minuti per ascoltare Babilonia di Stefania Orlando. Babilonia, Babilonia, questo bellissimo brano di Stefania Orlando che abbiamo con noi e la ringraziamo di essere qui a Radio Roma. Allora, intanto un testo molto frizzante, accattivante il ritmo, ma il testo, dicevamo, è anche profondo, perché c'è questa voglia di tornare ad abbracciarsi, a condividere, una sana leggerezza nel miglior termine possibile, Stefania. È tutto molto in positivo, sì. Cioè è stato veramente un pezzo che è uscito con grande speranza, leggerezza ma speranza, positività, non per quanto riguarda, ovviamente, non per fare una battuta, non per quanto riguarda il Covid, ma proprio come mantra dentro di noi, essere sempre ottimisti e sperare che presto, anche grazie al vaccino, insomma, tutto possa finire. Fammi dire che, insomma, la casa discografica, la Novalis, e poi il video l'ha girato Davide Legni, che è un grande regista, e ci tengo a dire questo. Il videoclip, tra l'altro, Stefania, ha avuto grandissimo successo, sono tantissime le visualizzazioni su YouTube. Sì, beh, sono tante se si considera il fatto che già era uscita la versione lyric, no, su YouTube, soltanto con questa immagine, sono praticamente 1 milione di visualizzazioni. Il video è uscito dopo e quindi chiaramente molta curiosità c'era già stata, no? Cioè, e quindi molti lo conoscevano già, ma nonostante ciò, insomma, è stato visto parecchio. Sono contenta. Sì, Matteo. Stefania, qual è stata la tua emozione artistica, diciamo, nel produrre questo tuo singolo? Perché un artista si emoziona per qualsiasi sua produzione, perché è qualcosa che gli viene da dentro, dall'anima, dal cuore. Ecco, volevo sapere un po', mentre preparavi Babilonia, qual è stato il tuo sentimento emotivo? Ma intanto, guarda, io ci tengo a dire che quando con Nartico abbiamo scritto questa canzone, dovevo ancora entrare dentro la casa del Grande Fratello, e quindi c'era questa voglia proprio di tornare a vivere con grande spensieratezza, e non pensavamo mai, nessuno dei due, che ci fosse poi questa recrudescenza dell'epidemia. Quindi in realtà c'era un'altra speranza che spero possa andare avanti adesso, no? Si possa esprimere adesso. Tra l'altro, quando abbiamo scritto questo brano, io pensavo di restare nella casa massimo 3 mesi, che era il tempo, no, proprio che doveva essere il Grande Fratello, poi è stato prolungato, quindi in realtà è stata tutta una cosa sconosciuta, non sapevo a cosa andassi incontro. Quindi le premesse erano una cosa e poi quello che è successo è stata un'altra. Però devo dire che io, quando faccio musica, la faccio sempre con grande entusiasmo, perché dico sempre che è la parte più gioiosa di me. Quindi io sono sempre felice quando esce un pezzo, e soprattutto quando piace agli altri, no? Perché la musica si fa per condividere, la musica è un qualcosa che deve unire. Assolutamente. Qui c'è l'applauso di tutta Radio Roma. E poi, Stefania, la riapertura finalmente agli eventi culturali, lo dicevamo prima con il capo di gabinetto della Regione Lazio, la riapertura proprio degli eventi, della musica, dello spettacolo, che sono le categorie, tra le categorie che sono state più in sofferenza davvero, Stefania. Certo, io infatti mi auguro, ma non soltanto, guarda, ti posso dire, non soltanto chi sta sul palco, non solo gli artisti, ma soprattutto tutta la gente che c'è intorno, dai tecnici a tecnici audio, i registi, i cameraman, insomma tutte le persone, tutte le maestranze che ruotano intorno agli spettacoli, sono, noi senza di loro non potremmo farli. I fonici, tutti, cioè le sarte, cioè tutto quello che c'è intorno. Tante volte la gente non si rende conto, va a vedere uno spettacolo e più che non rendersi conto non ci pensa, no? A tutto quello che c'è dietro, tutto il lavoro che c'è dietro. Quindi gli artisti, anche loro, insomma, mi auguro che presto possano tornare sul palco, ma soprattutto tutti gli addetti ai lavori, che sono stati fermi anche loro.
E quindi io spero che presto si torni, insomma, a fare i nostri spettacoli nelle piazze, piano piano, con tutte le restrizioni, con tutte le regole che vanno seguite, però che si torni, che ci diano una mano anche con delle sovvenzioni. Insomma, è giusto che sia così, perché la cultura e lo spettacolo comunque sono fondamentali per il nostro paese. Abbiamo parlato anche prima di ristori, fondi. Tutte. Tutti i negozi, gli esercenti, tutto, ma anche la cultura e lo spettacolo sono importanti. Ci voleva una pandemia per riscoprire tutte le maestranze lavorative, Stefania, perché ringraziamo sempre i fonici, i registi, gli addetti ai palchi, tutte quelle, le categorie che hai nominato tu. Insomma, ci voleva veramente una pandemia per riscoprire tutto un mondo dietro allo spettacolo. Ma per molti di noi no, perché noi che facciamo questo lavoro sappiamo perfettamente quanto siano importanti. Però forse chi guarda da casa, chi va a vedere, spesso non ci pensa a quello che c'è dietro. E quindi è giusto che le telecamere ogni tanto vengano, puntino anche loro, no? Che diventino protagonisti tanto quanto noi, perché sono fondamentali. Stefania, ci dobbiamo fermare per un tassativo. Tu puoi restare ancora qualche minuto con noi? Perché abbiamo ancora tanto da chiederti, progetti futuri e riparlare anche del Grande Fratello e dei prossimi progetti. A tra poco allora con Stefania Orlando su Radio Roma. Eccoci rientrati, 14, anzi 15 e 44, Radio Roma, questa è sempre Radio Roma Magazine, e abbiamo in collegamento ancora con noi, la ringraziamo per questo, Stefania Orlando, volto notissimo della TV. Ecco Stefania, grazie ancora di essere con noi. Tu hai una lunga carriera, una bellissima carriera alle spalle, tanta televisione, tanta Rai, naturalmente. Poi rientreremo anche nel dettaglio del Grande Fratello, della tua finalissima, del tuo successo personale. Però vorrei farti questa domanda. Stiamo leggendo in questi giorni da più parti di un tuo possibile ritorno in Rai. E ti voglio chiedere questo: Carlo Conti ha notato le tue belle, grandi qualità canore? Le ha notate? In questo periodo si scrive di tutto, no? Perché siamo quasi a giugno, il momento in cui si sta decidendo, Sì. no? Quale sarà il prossimo palinsesto, quali saranno i protagonisti in generale in tutta la TV. Quindi si fanno tanti nomi, si scrivono tante cose. Però diciamo che ancora è tutto incerto. Sicuramente io posso parlare per quello che mi riguarda, che ci sono delle cose in ballo, delle cose. Una di queste si co concretizzerà, no? Ecco, spero. Beh, benissimo, già ci hai detto Molto, qualcosa, ci ha detto Matteo, già già ci ha detto molto, molto, Stefania. sì. Senti, Stefania, io volevo invece ritornare, sempre seguire, sempre il filone delle emozioni, che poi è il filone della tua carriera artistica e anche dei successi odierni che sono arrivati con il Grande Fratello VIP e con questi 6 mesi nella casa più famosa dell'Italia, diciamo, ma anche di altre versioni europee. Ecco, volevo chiederti intanto che emozione è stata passare quei 6 mesi lì, se sono nati dei rapporti anche con gli altri partecipanti della casa, insomma, come hai vissuto le tue sensazioni, le tue percezioni, questo grande successo che hai avuto nel Grande Fratello VIP, e poi, anche se non abbiamo ancora visto bene nel dettaglio il futuro, perché il futuro, come tu dicevi, è giustamente l'imballo che deve essere sviluppato più avanti, qual è la tua emozione in questo momento del tuo percorso artistico per i progetti che andrai a fare in futuro, indipendentemente poi adesso vedremo quali saranno. Guarda, posso dirti che sicuramente il Grande Fratello è stata forse l'esperienza più completa, più totalizzante che io abbia mai fatto, che unisce sia il lavoro proprio alla vita privata, perché non si può definire solo lavoro. Quando tu vivi 24 ore su 24, quasi 6 mesi, in un contesto, seppur televisivo, diventa comunque parte integrante della tua vita, quindi è sicuramente un viaggio con te stessa, anche introspettivo, importante. Dal punto di vista così di interazione con gli altri,
sono stati tutti molto, dei compagni molto stimolanti, interessanti. Devo dire che con molti sono rimasta in contatto, ma con quasi tutti poi alla fine, perché al di là di quello che è successo nel gioco, al di là di tutto, poi quando passa il tempo tante cose si stemperano, anche se c'è, no, qualche piccola incomprensione, qualche piccola cosa, poi con il tempo tutto si appiana. Io li ricordo tutti con grande affetto, ricordo questa esperienza come veramente unica nella mia vita, irripetibile, e mi ha portato tanto in termini di affetto, in termini anche di conoscere, cioè di conoscenza. Tanta gente non mi conosceva, ma chi mi conosceva come personaggio televisivo non mi conosceva proprio nel mio intimo, nel mio carattere, nelle mie sfaccettature, nei lati belli e nei lati brutti. Quindi c'è stato un riscontro umano molto positivo, e questo ovviamente mi rende felice. Tante aspettative da parte degli altri, soprattutto da parte degli altri, non tanto di me stessa, e quelle mi sono piaciute un po' di meno, perché le aspettative ti danno sempre molta responsabilità, e quindi insomma. Io cerco sempre di averne poche per non deludermi, figuriamoci quando ce le hanno gli altri, poi non voglio deludere gli altri. Quindi quelle sono state veramente molte, però al di là di tutto, insomma, se devo tirare un bilancio, io credo di un 99,9% positivo e proprio uno 0,00001 negativo. Stefania, hai detto bene, molti ti hanno proprio scoperta a livello umano perché sono emerse le tue doti umane, la personalità, una grande sensibilità. Quali sono le doti che, diciamo, tu hai messo proprio per relazionarti con gli altri in un impegno così importante come 6 mesi dentro alla casa del Grande Fratello? Ma io, sai, credo di non averci messo nulla se non me stessa, nel senso che io sono entrata sicuramente con una grande stabilità. Io l'ho sempre detto nelle varie interviste, io poi non amo molto ripetermi, però purtroppo non posso cambiare versione, quello è. E quindi io dico sempre che sono entrata come donna risolta, e questo significa un po' tutto, no? E quindi con una vita privata stabile, insomma, tranquilla. Lavorativamente io tutto sommato ho fatto tante cose, poi è chiaro che chi fa il nostro lavoro c'è sempre quel margine, no, di ambizione per poter fare altre cose, questo è normale. Però sono entrata senza crearmi, no, quelle aspettative che dice entro qui e poi dopo chissà che succede. No, io l'ho presa proprio come una grande esperienza di vita a livello personale. Era arrivato il momento per me di provare a fare questo reality. Poi la telefonata di Alfonso sicuramente è stata molto significativa, perché mi ha chiamato lui in persona, quindi io mi sono sentita molto gratificata. Ho sempre avuto grande stima in Alfonso Signorini, e quindi mi sono fidata molto di lui, e che mi sono regalata, ecco, mi sono regalata questa esperienza. Signorini, un padrone di casa sempre molto elegante e raffinato, Stefania. Sì. Sì, e lui è, io l'ho detto anche a lui, finita questa esperienza, un conduttore magnifico, perché poi sai, condurre, questo è un esperimento antropologico, quindi andare a cogliere tutte le sfumature che ogni personalità ha là dentro, perché siamo tutti ovviamente diversi, e andare così a scavare nell'intimo con quella delicatezza, con quella sensibilità, non è da tutti. Passare dal registro più leggero a quello più intimo pure non è facile, e lui è stato in questo, secondo me, perfetto. E tu sei stata una delle più amate, infatti sei amatissima, proprio per questa dote naturale di essere stata te stessa. E traspare, devo dire che traspare anche oggi da questa Grazie. intervista, credo che il mio collega sia Sì, d'accordo con me. ma le emozioni di un artista sono sempre importantissime perché, come diceva Stefania, servono anche per tirare fuori la propria anima, no? Quindi farsi conoscere da questo punto di vista, che è sempre una cosa molto importante. Stefania, ti volevo chiedere velocemente qual è anche il sogno futuro
futuro nella tua carriera, se c'è un sogno, se c'è un'idea, proprio su questo slancio emotivo che tu hai ormai acquisito in questa ultima fase, ma che già avevi prima naturalmente. Ecco, se c'è un sogno che vuoi realizzare dal punto di vista artistico. Ma il mio sogno rimane sempre lì, quello di continuare a condurre, di avere, diciamo, la fiducia di qualcuno che mi affidi un programma, una conduzione o una co-conduzione. Credo di aver fatto tanta di quella gavetta, esperienza, e poi tutto quello che viene per me è bellissimo, nel senso che io sono nata pronta, anche se non sembra, quindi sono sempre pronta a nuove esperienze, e devo dire che comunque in questo momento sto scegliendo le cose che più si accostano alla mia personalità, che mi somigliano di più e che mi divertono di più. La qualità, quindi, non solo la quantità, giustamente la qualità. Stefania, noi ti ringraziamo, ti lasciamo ai tuoi impegni, ti ringraziamo moltissimo per questa bella intervista e di essere stata con noi, davvero. Grazie di cuore, grazie a nome nostro e della tua presenza qui a Radio Roma. Quindi ti vediamo, ti aspettiamo presto in TV. Ciao. Grazie, buon lavoro. Stefania. Buon lavoro. Grazie ancora a Stefania Orlando.